Poi abbiamo la presidente dell'associazione Società Spagnola, che è insieme al presidente della Unione Marchesana Las Rosas, presidente anche dell'associazione italiana. Tutte e due istituzioni lavorano insieme, mantengono ognuna il suo nome e lavorano insieme. E poi tanti amici, rappresentanti del comune. Per parte di Matelica abbiamo il signor Patrizio Gagliari, il sindaco della città, e poi tutti i rappresentanti del gruppo FOR. Bene, non so se qualcun altro vuole dire un'altra cosa o passo direttamente a... Quando torno a Palarosa è sempre una grandissima emozione, mi sembra di tornare a casa. La luce, perché sono troppo lungo. Mi riprovera che parlo troppo, se parlo troppo. Beh, dico che sempre, cada vez que vuelve la cosa, è sempre una gran emozione. Questa volta abbiamo portato un pezzo della cultura marchigiana, che è anche cultura italiana. Avremo il piacere di farvi apprezzare nella profondità la cultura, la vera cultura di un popolo che si esprime attraverso il folklore, che ha traído un pedazo della cultura marchigiana, soprattutto italiana, per farnos degustare e vedere in profondità lo che era la cultura che vanno a proponere italiana. I ragazzi del gruppo hanno vissuto questa esperienza con grande entusiasmo. Oggi sono un po' stanchi perché abbiamo viaggiato, ma vi posso garantire che si sono allenati questi giorni per farvi vedere il meglio del loro repertorio, ma anche il meglio della cultura e della tradizione folklorica marchigiana. E tanto molto entusiasmato per questa avventura, e che si stavano un po' entrenando para mostrarnos todo lo que va a ser el espectáculo y pasarnos a vivir todo lo que es la cultura marchigiana. E per l'occasione si sono anche arricchiti di una presenza prestigiosa, che addirittura è un campione del mondo, dell'organetto. Si arricchiscono con la presenza del campione mondiale dell'organetto. Anche lui è marchigiano, ma è della provincia di Ascoli, della provincia più a sud della nostra regione, ma questo è molto importante perché la nostra regione, la delle Marche, è una regione molto, molto alturale, e quindi avrete modo di apprezzare anche i virtuosismi di questo campione del mondo. È la parte sud della regione del Marche, per questo enriquece todavía questa forma, questa pluralità che ha la regione. Chiudo perché poi vanno sul palco, state troppo lungo. Io anticipo un ringraziamento che è obbligato, lo farò alla fine, ma insomma vi ringrazio per quello che avete fatto e per l'impegno che avete profuso. Perché? Perché sappiamo, siamo perfettamente coscienti che questo è un periodo in cui le persone stanno in vacanza, che fa caldo, che ci sono molti impegni, quindi vi ringraziamo per un impegno che è stato doppio rispetto a quello che poteva essere un momento. Grazie.